Assolutamente sì. Giulio Migliaccio si riparte per una nuova avventura. Voglia di ricominciare a sudare? Sì, anche perché quest'anno è finito il campionato, è finito una settimana in anticipo per i mondiali, quindi quasi 2 mesi di vacanza, è ora di ricominciare più carichi che mai. Una nuova avventura per questa Atalanta, certezza della Serie A, squadra che sta consolidandosi nel massimo campionato italiano di calcio. Sicuramente nelle ultime 3 stagioni di Serie A avete detto la vostra e l'avete detta molto bene. Sì, però bisogna comunque non dimenticarsi che si riparte tutti da zero. L'anno scorso si è fatto un grande campionato, l'Atalanta negli ultimi anni si è confermata con una società abbastanza solida in Serie A, nel senso che ogni anno costruisce squadre importanti e classifiche importanti, però quest'anno sarà come sempre un campionato difficile dove noi proveremo a farci trovare pronti. Atalanta che deve raggiungere il suo obiettivo per poi, chissà. No, per poi sì, anche l'anno scorso, nel momento in cui abbiamo per un attimo sognato, purtroppo quella partita contro il Sassuolo non è andata bene, sono svaniti i sogni, però ripeto, la salvezza è sempre il primo obiettivo da parte nostra, della società, dell'allenatore, anche dei tifosi secondo me, poi dopo tutti insieme come l'anno scorso si sogna, ecco, sperando che quelle partite decisive girino meglio. Campionato difficile? Come sarà la Serie A di quest'anno? Classica domanda di inizio stagione, forse un po' banale, forse un po' scontata, però insomma ci saranno le outsider, ci saranno le squadre che si confermano, come te lo aspetti, come prevedi possa essere? Ma di sicuro difficile, quello è scontato perché la Serie A è sempre stato un campionato difficile, però ripeto, l'Atalanta secondo me parte un pochino avvantaggiata perché già partiamo da una base solida, nel senso un gruppo che si conosce, la società per il momento ha cambiato pochissimo, i prezzi pregiati della squadra sono e mi auguro che restino con noi, ma soprattutto abbiamo un allenatore che è qui da un paio d'anni, ci conosce bene, conosce la piazza e questo può essere un vantaggio che proveremo a sfruttare. Pronto quindi? Carico? Sempre, sempre perché comunque fa parte del mio DNA, sperando che comunque di non subire infortuni piccoli ma fastidiosi come l'ho subito l'anno scorso in una fase delicata come quella del ritiro, che poi comunque ti condizionano per tutto l'anno, quindi mi auguro di stare bene e di non avere questi piccoli problemini che poi ti comunque incidono molto sulla tenuta dell'annata.